questa edizione del telegiornale. Boom di contagi nelle Marche con 61 nuovi casi positivi al Covid-19, in calo i ricoveri e in aumento gli isolati in casa. Lunedì riapre il centro Alzheimer Margherita, dopo 5 mesi di chiusura la struttura è pronta a ripartire, entro domani l'esito dei tamponi eseguiti sugli ospiti. Caos a scuola, ancora dubbi e incertezze sul ritorno in classe, a Pesaro sindaco Ricci chiede l'obbligo di mascherine e il termoscanner, mentre a Fano sono in arrivo gazebo e banchi nuovi per garantire le distanze tra gli alunni. Dopo la fiera stretta sul mercato settimanale di Fano, con cartelli, sensi unici e chiodi per delimitare le distanze tra i banchi. Cambio di programma domani all'Arena BCC di Fano, in scena i Teatri Solubili con una serata alla romana. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con i contagi da Covid-19 che sono in forte rialzo nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 61 nuovi casi, di cui 17 nella provincia di Pesaro e Urbino. Tra questi ci sono ragazzi rientrati dall'estero, ma anche adulti sintomatici con una età media di 40 anni. Domani verrà attivato a Urbino il Drive Point. Impennata di contagi nelle Marche, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 61, il numero più alto dal 23 aprile scorso, quando ne vennero riscontrati 76. I casi di positività sono emersi dagli oltre 1000 tamponi eseguiti nel percorso Nuove Diagnosi. La metà dei nuovi casi sono in provincia di Fermo, con 30 contagi. Seguono Pesaro Urbino con 17, Macerata con 7, 3 ad Ascoli Piceno e 1 in provincia di Ancona. A questi se ne aggiungono 3 di persone provenienti da fuori regione. I contagi, fa sapere il Gores, sono riferiti a rientri dall'estero e da altre regioni italiane, da contatti domestici, screening su operatori sanitari e sintomatici. I contagi in provincia di Pesaro e Urbino riguardano 6 rientri dall'estero, tutti asintomatici e di giovane età, poi 6 persone del percorso malati che hanno sintomi lievi ed hanno un'età media di 40 anni, un caso emerso dal percorso preoperatorio e un altro soggetto sottoposto al tampone su prescrizione del medico di base. Infine se ne riscontrano altri 3 venuti a contatto con un positivo fuori regione. I dipartimenti di prevenzione sono impegnati in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus. Anche oggi al CODMA di Rosciano sono stati eseguiti circa 200 tamponi, mentre domani il Drive Point verrà attivato ad Urbino. Intanto nell'ultima giornata si registra un calo di ricoverati. Ad oggi i degenti sono 8 e tutti nei reparti non intensivi, mentre aumentano ancora sia i positivi in isolamento domiciliare sia le persone in quarantena per contatti con contagiati. Questi ultimi sono 55 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.959, di cui 76 operatori sanitari. E dentro domani si avranno anche gli esiti dei tamponi che sono stati effettuati sugli ospiti del centro Alzheimer Margherita. La cooperativa che gestisce la struttura è al lavoro per ripartire da lunedì prossimo. Ad annunciare questa riapertura è l'assessore al welfare Dimitri Tinti, che oggi risponde anche ai familiari dei ragazzi autistici che frequentano i centri diurni. Lo ricorderete, nei giorni scorsi i genitori avevano chiesto di sostituire i tamponi con i test sierologici. La notizia buona che stamattina abbiamo dato è che in questi giorni, tra oggi e domani, conosceremo gli esiti, speriamo tutti negativi, dei frequentanti del centro Margherita. In questo modo, lunedì 31 agosto, il centro Margherita potrà finalmente riaprire dopo tanti mesi di chiusura, chiaramente con la nuova progettualità presentata dalla cooperativa che lo gestisce, che comunque accoglierà tutte le richieste delle famiglie che hanno aderito. Nella stessa seduta dell'UOSES stamattina, allargando anche agli organi di informazione, abbiamo voluto chiarire alcuni aspetti sulle polemiche di questi giorni relative ai tamponi per le persone disabili che frequentano i centri diurni. È vero che nella delibera 600 del 18 maggio della Regione Marche si parla di screening sia per le riaperture dei centri che poi per i controlli periodici, così come in una circolare dell'autorità sanitaria Asur Marche si parla di tamponi. Noi l'altra volta come ambito sociale avevamo richiesto ai primi di giugno, dopo le difficoltà che si erano create con le riaperture, con i primi test, avevamo richiesto la possibilità per i controlli successivi di eseguire anche, qualora il tampone non fosse possibile, anche il test sierologico.
Stamattina ci è stato chiarito, come già c'era stato chiarito anche nei giorni scorsi, dalle autorità sanitarie, in presenza degli organi di informazione, che il tampone o test molecolare è quello più attendibile, più veritiero e più significativo dal punto di vista della sicurezza epidemiologica ed è a maggior tutela di persone disabili che frequentano o andranno a frequentare dei centri insieme ad altri. E non è assolutamente, come si vuole far passare, un atto discriminatorio nei loro confronti. Noi non siamo tuttologi, ci rimettiamo a chi ha più competenza in materia sanitaria, in materia di prevenzione e come istituzioni io credo sia un dovere per noi avere cura, maggior cura, attenzione e premura nei confronti di queste persone. E proseguono intanto in questi giorni le riunioni, gli incontri per stabilire le norme anti-Covid nelle scuole, come ad esempio le mascherine in classe. Oggi abbiamo chiesto il parere dei nonni e dei genitori di bambini e ragazzi. Scuola e Covid-19 è ancora caos. A poche settimane dall'avvio delle lezioni restano ancora dubbi e incertezze. Il 1° settembre si partirà con il recupero degli apprendimenti, mentre il 14 inizierà ufficialmente l'anno scolastico. Ma con quali modalità? Manca ancora un accordo tra governo e regioni e diversi sono i nodi da sciogliere, come quello dei trasporti o delle mascherine in classe. Questi ragazzi che torneranno a scuola, mascherine, banchi, che cosa ne pensa? Ma io penso che sia una cosa da vedere per bene, perché è una cosa pericolosa questa. Certo che tenere i bambini in classe con la mascherina non sarà facile, anche coi banchi, però se sono cose necessarie bisogna farlo, secondo me è giusto. Per me non va bene perché tante ore in scuola i ragazzi con le mascherine, per me non va bene. Troppo tempo. Troppo tempo, sì. Sui ragazzi, quanti si sentiranno male perché non riescono a respirare? Che cosa si potrebbe fare secondo lei per disporre delle aule in più, se fosse Più possibile? aule e più banchi, più aria, cioè l'aria. Io penso che quelli piccolini fino a 10 anni magari è anche molto difficile poterli tenere lì con la mascherina tutto il giorno. Per gli altri penso che sia una cosa giusta, sì. Lei che cosa ne pensa? No, lo stesso, non vedo possibile che un bambino di prima, seconda, terza, quarta elementare, anche quinta, possa sostenere 5-6 ore la mascherina, cioè perché è assurdo. Poi come riesce a controllarli? Cioè nel momento che se la tolgono. Ci sono ancora molti dubbi e incertezze sul ritorno in classe. Avete ricevuto disposizioni? No, ancora non abbiamo avuto nessuna istruzione dalla scuola, quindi non sappiamo se dovranno indossare la mascherina o no. E vediamo, insomma, non sappiamo neanche bene a che ora entreranno, se divideranno le classi, ci sono solo voci di corridoio al momento. I ragazzi cosa dicono per le mascherine? Sono preoccupati? Insomma, tenerle tante ore li Cosa di preoccupa più un che po'? altro quello? Sarà un po' palloso tenerla tutto il tempo, però tanto non si può fare diversamente. I bimbi torneranno in classe a settembre, mancano poche settimane. Avete già sentito di questo un po' caos, mascherine, non mascherine? Abbiamo già sentito e siamo un po' preoccupati perché secondo noi le strutture della scuola sono spesso vecchie e quindi non è detto che si riesca a mantenere la distanza sociale fra dei bambini poi piccoli come il mio, che per quanto abbiano già capito tutto, per quanto gli abbiamo già spiegato tutto, è difficile per gli adulti mantenere la distanza, figuriamoci per dei bambini. Oltre alle distanze, invece per le mascherine da tenere per tante ore, cosa dice? Allora, io credo sia, è già complicato per un adulto tenere una mascherina per tante ore, figuriamoci per un bambino. Cioè, il mio ha già detto, per esempio, che secondo lui ogni ora bisognerebbe dare a tutti i bambini 5 minuti all'aria aperta per potersi togliere la mascherina e respirare. Quindi lui ha già dato la sua soluzione, ecco, per dire. Cioè, per farci capire che probabilmente non ce la fa a tenere una mascherina per 5-6 ore consecutive. E questa mattina abbiamo cercato di fare chiarezza con la dirigente del servizio educativo, Grazia Mosciatti. Intanto nelle scuole del comune di Fano sono in arrivo banchi nuovi ma più piccoli per agevolare il distanziamento e strutture esterne per attività di triage per offrire ai bambini un riparo dal sole e dalla pioggia. Sentiamo.
In attesa delle decisioni del governo sulle norme anticontagio da rispettare a scuola, a Fano arrivano diverse novità. Infatti il comune ha partecipato ad un bando per ottenere finanziamenti per l'acquisto di strutture modulari esterne. Questi gazebo verranno installati sia nelle scuole dell'infanzia comunali per le operazioni di triage, sia nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e quindi elementari e medie, per offrire in giardino un riparo sicuro dal sole e dalla pioggia. Non sono spazi alternativi alle aule. Sono spazi da fruire nel momento in cui si vuole avere all'esterno un posto dove passare un po' di tempo senza passarlo sempre dentro la stessa aula. Quindi questo consente di poter fruire meglio gli giardini esterni da parte dei nostri bambini. Sono in arrivo poi anche i nuovi banchi di dimensioni più piccole rispetto agli attuali per riuscire a garantire un maggiore distanziamento tra gli studenti. Allora, nuovi banchi arriveranno sia dalle forniture richieste dai nostri dirigenti scolastici alla famosa gara dei banchi del commissario Arcuri, ormai li chiamiamo tutti i banchi di Arcuri, perché naturalmente i nostri dirigenti ne hanno chiesti una quantità importante, diverse centinaia. Noi come comune ugualmente ci stiamo attrezzando e ne abbiamo in ordine, un ordine da completare ancora, ma comunque un ordine già in qualche modo fermato, di 400 banchi, perché insomma dei banchi più piccoli ci consentono una grande flessibilità e quindi riteniamo opportuno anche averne un po' di scorta, insomma. Facciamo però anche un po' di chiarezza, questi banchi avranno delle rotelle? Assolutamente no. Allora, i banchi sono i banchi che già sono nelle aule, forse li vedete anche qui, dei banchi di quel tipo, un po' più piccoli di quelli che vediamo. Sono i banchi studiati più piccoli possibile come seduta per un bambino, in modo, come sappiamo tutti, da consentire il distanziamento, quindi questo famoso metro, eccetera, eccetera. Il banco con le rotelle invece è una seduta più che un banco, con la ribaltina davanti ed ha le rotelle, ed è un banco assolutamente invece adatto a ragazzi più grandi, non alla fascia interessata per noi, che è quella fino alla scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media. Sulle mascherine invece la dirigente fa sapere che i dispositivi di protezione non dovranno essere indossati dai bambini e dai ragazzi in classe. Questo perché il comune di Fano è riuscito ad organizzarsi in modo tale da garantire all'interno degli edifici scolastici tutti gli spazi necessari senza ricorrere ad oratori o ad altri luoghi, assicurando la distanza interpersonale richiesta dalle norme. Questo significa che il bambino, quando si siede, la mascherina la può togliere naturalmente. La rimette nel momento in cui si alza per andare al bagno, per eccetera, quello sì, però nel momento in cui sta seduto la può togliere, perché il metro di distanza è garantito sostanzialmente dappertutto. Tengo a precisare questo, qualora poi ci fosse qualche situazione difforme, che in attesa dell'arrivo di questi banchi più piccoli, sappiamo tutti che la fornitura di Arcuri per esempio sarà fino a ottobre. Potrebbe esserci all'inizio dell'anno scolastico, cioè il 14 settembre, i banchi che non sono arrivati, quindi se c'è qualche centimetro di differenza magari il dirigente scolastico dice finché non arriva il banco più piccolo tenete la mascherina, però è una situazione assolutamente transitoria, insomma la situazione a regime è il rispetto della distanza. E sulle norme anti-Covid a scuola oggi è intervenuto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Basta ipocrisia, ha detto il primo cittadino, mascherina obbligatoria per tutti, termoscanner e banchi a distanza di un metro. Questa mattina, appena letto il dato dei 60 nuovi contagi nelle Marche, mi sono messo in contatto con i dirigenti dell'ASU per avere informazioni. Sono abbastanza tranquillizzanti. Innanzitutto, quasi tutti sono di ritorno dalle vacanze, dimostrazione di come i luoghi del divertimento, i luoghi dell'aggregazione sono quelli dove dobbiamo tenere la guardia più alta, e domani nel comitato di sicurezza ribadiremo questo impegno nei luoghi della movida pesarese. Dall'altro non ci sono focolai nella città di Pesaro, sono solo 5 i casi nella città di Pesaro, però dobbiamo tenere la guardia alta. E voglio ribadire anche le mie idee sulla scuola, basta ipocrisie, sulla scuola servono poche regole chiare, la mascherina obbligatoria per i bambini da 6 anni in su, bisogna che si abituano perché dovremo convivere con il virus per mesi, lavare le mani o igienizzarle prima di entrare, il termoscanner e ovviamente arreggiare la classe il più possibile. Poche regole chiare per Pesaro e per l'Italia, per favore, perché l'apertura della scuola si avvicina.
Intanto ci sarà un giro di vite per il mercato settimanale di Fano, vista l'impennata dei contagi da Covid-19. Dopo la decisione di annullare la fiera, l'assessore alle attività economiche, Etienne Lucarelli, annuncia i nuovi provvedimenti. Il servizio di Filippo Pucci. Dopo l'annullamento della fiera di San Bartolomeo a Fano, ora occhi puntati sul mercato settimanale cittadino, che come tutti sanno si svolge nel centro storico nelle giornate di mercoledì e sabato. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra amministrazione comunale, commercianti ambulanti, le forze di polizia, Confcommercio e Confesercenti, dove si sono stabilite nuove regole da rispettare. A spiegarcele oggi è stato l'assessore Etienne Lucarelli. Sì, è chiaro che in questo momento assistiamo a una crescita rispetto ai contagi del virus, è altrettanto chiaro che la salute delle persone è preponderante rispetto a ogni altra cosa. Dall'inizio abbiamo da subito creduto che il lavoro delle persone, il lavoro degli ambulanti del mercato sia importantissimo, per cui abbiamo ripristinato il mercato. In questo momento abbiamo notato un rilassamento rispetto alle misure, quindi abbiamo dovuto annullare la fiera purtroppo perché non c'era possibilità di garantire sicurezza. E adesso è il momento di stringere la vite anche sul mercato. Lo facciamo ripristinando tutte quelle misure che avevamo portato all'inizio e cercando anche di poter attivare maggiori controlli. Lo facciamo ad esempio controllando meglio, delimitando meglio gli spazi che dovranno utilizzare gli ambulanti tramite dei chiodi topografici che verranno inseriti in piazza 20 settembre in accordo con la soprintendenza, che delimiteranno meglio la condizione e ci daranno possibilità di lasciare i giusti spazi per i flussi alle persone che saranno controllati con i sensi di marcia, verranno controllati gli spazi di vendita con la catenella a un metro del banco, ovviamente permane l'obbligo delle mascherine e permangono tutte le altre misure. Abbiamo fatto un incontro insieme all'assessore Cucchiarini, insieme ai vigili urbani e ai nostri dirigenti del commercio, c'è stata anche una buona disponibilità da parte degli ambulanti e crediamo che tutte queste misure sono necessarie per dare controllo al mercato e per far sì che gli avventori, coloro che vogliono partecipare al mercato e vogliono vivere la nostra città, possano trovarsi nelle migliori condizioni di sicurezza. Ancora cronaca, due ragazzi sono rimasti feriti a causa di una frana che oggi intorno alle 13.30 ha interessato la zona nord della spiaggia del Trave, situata ad Ancona, nel tratto già interdetto al pubblico. I feriti sono un 31enne che ha subito lesioni a un braccio e a una gamba e una ragazza che ha riportato escoriazioni. Sono stati investiti dai sassi caduti dal monte sovrastante, una roccia molto friabile che ha subito diversi smottamenti durante l'estate. Sul posto sono arrivati il gommone del servizio di salvamento e l'idroambulanza della Croce Rossa. I feriti invece sono stati trasportati all'ospedale di Torrette ad Ancona. Al Trave anche due mezzi della Capitaneria di Porto che con il megafono hanno avvisato i bagnanti di non recarsi nel tratto interdetto e di rispettare il divieto già in vigore. Ed ora torniamo a Fano, dove ieri l'onorevole Viviani, che è responsabile della pesca della Lega, ha incontrato i pescatori ma anche i rappresentanti del settore ittico locale. Tra i problemi emersi, la troppa burocrazia ma anche la concorrenza sleale di alcuni paesi che non rispettano le regole. Davvero un valore aggiunto avere un responsabile della pesca nazionale. La comprensione e la vicinanza mostrata dall'onorevole Lorenzo Viviani, biologo marino, ricercatore responsabile pesca per la Lega, nell'incontro con i pescatori che si è svolto ieri a Fano, dove era accompagnato dall'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario Lega per le Marche, e dall'onorevole Luca Rodolfo Paolini, ha stupito in positivo i rappresentanti del settore, i quali finalmente si sono confrontati con un esperto e collega in grado di capire appieno il loro linguaggio e le loro esigenze. Numerose sono state le criticità ed i problemi presentati dai pescatori locali. Molte di queste tematiche riguardano l'inquadramento previdenziale dei pescatori, riguardano le attività che sono connesse alla pesca del pesce azzurro, alla pesca delle vongole. Siamo costantemente e continuamente a confrontarci sia con l'onorevole Viviani come anche tutti gli altri parlamentari. Diciamo che è un dibattito continuo, un confronto che speriamo possa scaturire nel testo unico, nel nuovo testo unico di legge. La pesca è un settore strategico che rappresenta le nostre tradizioni in cui vivono e lavorano tante persone che però hanno uno scasso ricambio generazionale. Noi dobbiamo avere la forza di dare ai giovani
la volontà e l'interesse di continuare questa attività dei loro padri, di continuare a pescare, perché è un valore aggiunto, perché serve a creare un prodotto eccezionale che deve andare sulle nostre tavole e nelle nostre attività commerciali. La pesca è un grande valore di cui poco si parla e molto spesso viene abbandonato. Noi ce ne stiamo facendo carico e cercheremo di valorizzarlo il più possibile. L'onorevole si è detto pronto a rispondere alle istanze presentate dal settore, rimanendo aperto ad un confronto continuo nel tempo. Gli emendamenti sul fermo pesca, che prevedono anticipazioni bancarie ISMEA ed un'unica linea politica da Bruxelles a Roma alle regioni con lo scopo di parlare un'unica voce, sono solo alcune delle proposte avanzate da Viviani. Voi avete ancora una marineria in Adriatico che riescono a resistere, che sono tradizione, sono un comparto produttivo importantissimo per le Marche, che purtroppo, come tanti altri settori, come tante altre regioni italiane, hanno patito problemi europei, di governi che non hanno tutelato i diritti dei pescatori. Ci sono tanti problemi, uno normale che stiamo affrontando adesso, è quello dell'INPS, che non riconosce i contributi pagati e quindi va a chiedere ai pescatori delle cifre folli. Ecco, questo è uno Stato che nelle Marche chiede una cosa, in Liguria ne chiede un'altra, in Veneto un'altra ancora. Non può andare avanti così. Qua in Adriatico si mangia ancora un prodotto fresco, chi viene dall'Adriatico rispetto a tante altre regioni italiane può trovare nei ristoranti un prodotto fresco e locale. Garantiamo questo perché un valore aggiunto è inestimabile. Le risorse stanziate dal governo per il settore pesca sono esigue, ma più che altro che esigue si perdono nei decreti attuativi. Sono stati fatti adesso i decreti attuativi del Cura Italia, quindi rendiamoci conto, 4 mesi per dare una risposta a un settore che ha subito la crisi qualche mese fa, il fermo qualche mese fa. Non si può andare a rianimare un malato quando l'elettrocardiogramma è piatto, quindi insomma gli aiuti devono essere pochi magari, ma però maledetti, pochi, come si dice, pochi maledetti e subito, devono essere immediati, non possiamo aspettare le lungaggini burocratiche del Ministero. E questa mattina a Fano è stato inaugurato il nuovo parcheggio all'interno del Foro Boario, fornito di illuminazione pubblica a LED. Il parcheggio contiene 23 posti auto pubblici, di cui uno per portatori di handicap, e una zona destinata a cicli e moto. Il costo è stato di circa 70.000 euro, mentre la manutenzione e la gestione rimarranno a carico della ditta che ha realizzato il parcheggio. Oltre ad avere a disposizione un'ulteriore area di sosta gratuita, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, è stata riqualificata una zona utilizzata in passato anche dai furbetti dei rifiuti. Ed ora ci spostiamo all'Arena BCC ai Tre Ponti di Fano, dove domani sera è in programma una serata alla romana. Domani era la serata finale di questa nostra rassegna dialettale, no? Siamo alla nona rassegna dialettale all'Arena BCC. Però abbiamo avuto un inconveniente con la compagnia teatrale Accademia, che è di Pesaro, tra l'altro il presidente e anche il presidente della FITA, e abbiamo dovuto sostituire in ultima battuta, proprio oggi abbiamo questa notizia di una indisponibilità della compagnia, con i teatri solubili. Sarà una serata romana, versi tradizionali romani, perciò la chiusura della rassegna teatrale, poi abbiamo dovuto allungare di una settimana perché il San Costanzo, dopo l'exploit del 16 agosto, siccome tanta gente è rimasta fuori per capienza ridotta, la ripeteremo sabato 5 settembre. Perciò la serata finale non sarà più il 28 agosto, ma sarà il 5 settembre con il San Costanzo o il codice della cecca. Perciò abbiamo dovuto allungare una serata a causa la serata del 16 agosto, che la capienza ridotta non ha permesso a tutti di poter assistere alla serata. E grande successo ieri sera per la prima giornata di Passaggi Festival della Saggistica. L'evento, giunto all'ottava edizione, proseguirà questa sera con diversi appuntamenti che troverete anche nel nostro sito occhioallanotizia.it. Fano TV alle ore 21:30 trasmetterà in diretta Fuori Passaggi, che verrà inaugurato da Linus. Il direttore artistico di Radio DJ presenterà il libro Fino a quando, edito da Mondadori. Vi ricordiamo che i vari eventi del festival sono gratuiti, ma per le norme anti-Covid è obbligatorio prenotare il posto, almeno per quelli di piazza 20 settembre. Ma prima dell'incontro con Linus, e quindi subito dopo il nostro telegiornale e le previsioni meteo, trasmetteremo uno speciale sulla presentazione della sede elettorale dei candidati al Consiglio regionale per l'UDC, Davide Del Vecchio e Francesca Cecchini. Grazie per la vostra attenzione, l'informazione torna invece domani mattina alle 7 in diretta con la nostra rassegna stampa. Arrivederci.